Presidente, questo ha detto che è un giorno molto triste per lei perché insomma è come separarsi da una sua creatura. Le volevo chiedere, a proposito di quello che poi succederà da adesso in poi, come mai ha pensato di dare la squadra al sindaco? Per evitare che gli altri dicono sempre che non voglio cedere il Messina io. Quindi un po' una garanzia per dire Garante, io ho per tutti, garante per questa tutti. volontà ormai Assolutamente, è assoluta. assolutamente. Ma secondo quelle che sono le sue esperienze fino adesso di trattative o di situazioni che ci sono state di qualcuno che si è avvicinato, che prospettive vede per questo Messina? Cioè, Vedo, adesso diciamo, lo può parlare un po' più da lì mi fuori. creda, vedo zero, però chiedo anche con cortesia che qualcuno lo prenda, perché far morire il Messina oggi per me è una sconfitta brutta, ma io non posso più intervenire. Quindi non vorrei che succedesse questo, a qualunque condizione. Presidente, quindi in caso il sindaco non trovasse un acquirente, viste le scadenze imminenti della federazione, cosa succederebbe? Il Messina non verrebbe iscritto. Purtroppo si chiude il ciclo. Presidente, diceva che vuole trovare un presidente serio come lei. Ecco, che profilo deve essere, cosa deve garantire alla squadra? Io dico che dopo l'esperienza che ho fatto in questi anni, sono una persona, penso, un po' intelligente. Oggi mi sento un altro presidente nei confronti degli altri anni, ma purtroppo ho deciso di lasciare. Io mi auguro solo un presidente che non voglia venire a Messina per guadagnare, che non voglia venire a Messina per avere un rendiconto diverso, che possa ottenere altri vantaggi, ma un tifoso che si schiera accanto alla squadra, accanto ai tifosi e tutti, spendendo, organizzando, programmando e facendo meglio di me. Scusa, Presidente, lei ha detto c'è un patto di riservatezza in corso, ha avuto un contatto telefonico con un avvocato, però prima la domanda del collega ha detto che in questo momento secondo lei c'è zero. È la sua sensazione dopo aver avuto questo contatto oppure è proprio in generale su quello che ha vissuto in questi anni? Beh, non è giusto che io scenda nel particolare, parliamo in generale, perché col patto di riservatezza dire qualcosa di diverso non è corretto da parte mia. Grazie. Riguardo, scusi Presidente, riguardo torniamo un attimo a sabato scorso, alla partita, a quello che è successo attorno alla partita, perché c'è una presenza di pubblico eccezionale, soprattutto per quel tipo di partita. Poi, insomma, alla fine della partita, poi lei, diciamo, è andato via, il motivo, è suo personale, in questo momento magari non è nemmeno il caso No, andare a io lo dirlo. dico perché. No, 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 a parte questo, dico, pensa che effettivamente è giunto il momento in cui questa città risponda riguardo alla squadra di calcio, adesso che lei magari un po', può essere più disimpegnato, non legato alla sua figura, intendo in generale, pensa che ci possa essere una risposta concreta da parte della città. Allora, diciamo che io non sono sceso perché per evitare quello che si è visto, non lo voglio nominare, si è saputo, si è sentito, ma anche perché per me la salvezza in playout non è una salvezza. Io tenevo molto alla salvezza senza playout e la squadra era in condizione di farlo, perché a 6 giornate dal termine la squadra era fuori dei playout e nelle ultime 6 giornate ha fatto una sola vittoria, quindi si è mangiato tutto quello che ha fatto. Bastava un pareggio col Foggia, bastava un qualcosa di diverso. Quindi io dentro di me, io, nessuno ne ha parlato, ma io le 2 settimane di Gelbesogno sono stato giorno per giorno a contatto con la squadra, caricandola sempre, dimenticate quello che è successo con il Gelbesogno, la partita al 94esimo non si può perdere, dimenticate tutto, concentriamoci, disintossicate perché i ragazzi del resto ne risentivano psicologicamente, perché è un problema anche psicologico, oltre che la squadra era scarica completamente. Io sono stato sempre a contatto, ma purtroppo nessuno ne parla delle cose che faccio io. Non so perché attorno, quando faccio una cosa positiva, nessuno ne parla. Se c'è qualche fesseria, e io ripeto, credetemi, ho detto in quest'anno e quasi sempre, sempre sì a tutto. Pietro Sciotto ha detto sì a tutti e a tutto, mai ha detto no. Tutto quello che è passato diversamente, non so perché passa, ma io questo, perché il mio obiettivo era solo salvare il Messina. Non mi interessava, uno che spendo 2 milioni di euro, non mi riguardo le 10.000, le 20.000. Quindi quando, le cose che passano diversamente, non so perché passano, ma non è così. Presidente, tempo fa aveva detto cedo il Messina 1 euro, questa volta sarà la stessa cosa, ha messo delle condizioni al No, sindaco economiche.
decidere un euro, è stato dopo un mese che nessuno ha fatto nulla, è stata una provocazione. Mi sembra giusto, quanto ho speso non è che ve lo dico, ma non voglio prendere neanche un decimo di quei soldi che ho speso, quindi se uno vuole acquistare è giusto che spenda. Poi nella trattativa io non mi dirò indietro, quindi non dirò è così, perché io devo andare via. Ma è chiaro che se uno vuole in Messina senza soldi, gli fai non ha soldi, altrimenti io vado, tratto, discuto e concludo. Non sono le 500 in più, le 500 in meno che mi fa non acquistare in Messina. Quindi o ci sono economicamente e compro, o altrimenti sono chiacchiere. Un discorso è chiarissimo, no?